Martedì 12 aprile, da me. I carabinieri di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli a carico del 32enne Salvatore Belforte e dello zio di 45 anni Benito Belforte, rispettivamente figlio e fratello del boss Domenico Belforte, capo dell'omonimo clan camorristico attivo a Marcianise e nelle zone limitrofe. Entrambi rispondono di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore operante nel settore dei servizi, mentre al solo Salvatore Belforte è stato contestato il reato di associazione mafiosa. Dalle indagini che hanno portato all'arresto di oggi è emersa l'ulteriore attività estorsiva compiuta nel Natale scorso dai due Belforte ai danni di un imprenditore che ha pagato alcune migliaia di euro. Raimondo Caputo, detto Titò, accusato di avere ucciso Fortuna Loffredo, la bimba morta il 24 giugno del 2014 dopo essere caduta dall'ottavo piano del palazzo dove abitava a Caivano in provincia di Napoli, si è dichiarato disposto ad ammettere di aver abusato sessualmente dell'amichetta del cuore di Fortuna, figlia della sua ex compagna Marianna Fabozzi, ma ha ribadito di non essere lui l'assassino. Caputo torna ad accusare la ex. L'outing l'ha fatto ieri dopo la sospensione dell'udienza del processo a suo carico a causa dello sciopero della Camera Penale. L'ammissione dovrebbe essere resa nota nella prossima udienza del 2 maggio. La bimba vittima di abusi è anche la principale accusatrice di Titò. Non solo, Caputo riferisce anche le modalità dell'assassinio di Fortuna. Marianna l'avrebbe afferrata per i piedi, graffiandola e poi gettata giù. Lei sarebbe rimasta in mano la scarpetta di cui poi si sono perse le tracce. Due immobili di cospicuo valore sono stati sequestrati a Maiori dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di presso la Procura della Repubblica di Salerno. I due immobili sono intestati ad un medico del posto che, secondo il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Salerno, è accusato di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita. Secondo l'accusa, il professionista si sarebbe impossessato dei due immobili approfittando dello stato di infermità psichica di un'anziana signora del 1927, successivamente deceduta e all'epoca dei fatti incapace di intendere e di volere. All'indagato era stato richiesto dai parenti dell'anziana donna di assistere la loro congiunta che, non avendo figli, viveva nel centro della costiera amalfitana da sola. Tragedia sul lavoro in provincia di Caserta. Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto il peso di una parete di cemento di una cappella gentilizia che stava costruendo nel cimitero di Teverola. Nicola Battista, operaio di 61 anni, originario di San Marcellino, è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Moscati di Aversa, dove è stato trasportato in auto dai suoi compagni di lavoro. La polizia, giunta sul posto, ha provveduto a sequestrare l'area dell'incidente e ad avviare accertamenti. Il corpo dell'operaio è stato trasportato all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'autopsia. Sgominata ad Avellino, una pericolosa banda dedita ai furti in appartamento. 100 carabinieri della compagnia del capoluogo irpino impegnati nell'operazione Madonna Nera, con l'ausilio di unità cinofile e un elicottero del 7° nucleo carabinieri di Pontecagnano. I militari hanno eseguito 4 misure restrittive firmate dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della locale procura per furto aggravato, effettuate anche numerose perquisizioni ad Avellino e in altri comuni limitrofi. Avrebbero dovuto piantonare la casa del boss di Lauro in via Cupa dell'Arco, ma si assentarono dal presidio, condannati in primo grado 2 vigili urbani, accusati di truffa ai danni del comune di Napoli. 6 mesi la condanna per Salvatore Guerriero, che oggi non è più agente della polizia municipale, ma semplice amministrativo, e 9 mesi per il capitano Vincenzo Costanzo, sul quale pesa l'aggravante del compito di controllo degli agenti di turno. L'inchiesta risale all'estate del 2013. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. 12 aprile, al chiuso al primo piano. Io stacco.